La sonda Lambda, eccola qua. È una sonda che va attaccata alla marmitta in questo modo, tramite un filetto lì. Quando hai fatto il tuo primo video, non ti sei sentito un po' un coglione? Io ho capito, se ci fossero le macchine, mi metterei anche a ripararle, ma le macchine non c'erano. Avevo un telefono mezzo rotto, non avevo la bacchetta solita perché non potevo permettermela. Avevo un bastone, ho legato il bastone a uno scaffale che è ancora lì. Avevo dei fogli di carta che attaccavo con un pezzino di scotch al cofano della macchina che di notte riparavo. Un saluto, ciao, buon venerdì Sabatino e buon Motorsport Broni, alla prossima! Ok ragazzi, quindi questa storia italiana è andata così. C'è un giovane meccanico, il classico tipo latino con dei bei basettoni villosi, ma un po' dimesso con le scarpe rotte e le calze bucate, che trova per terra un bastoncino, lo attacca da una parte con lo scotch a un mobiletto e dall'altra parte, sempre con lo scotch, attacca un iPhone con il vetro rotto. Si fa un primo video selfie in cui racconta come funziona un'auto e in pochi mesi i suoi video diventano virali e lui diventa la nuova Ferragni dei meccanici. Stesso stile, senti qua. Avevo questa voglia di farmi vedere online, di condividere. Zio Billy! Oh, ma c'ho la pelle d'oca! Io sono Matt di Podcast Italia Network e la storia di Emma è finita. Questa è la versione che conoscono tutti, ma la storia vera è un'altra e la conosce solo Emma che l'ha vissuta. Ma ora stiamo per svelartela. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars tonight, and I spread my wings. Questa è la storia di un giovane meccanico che è caduto in un baratro ed è uscito dall'altra parte del mondo come web star. Uno che è andato fino in fondo pensando just believe. Basta crederci. Just believe. Questa è la storia di Emma. Primo episodio. Prima che tutto abbia inizio. C'è questo edificio giallo, siamo al 27 di via Guglielmo Marconi da Emma Motorsport. Là in alto vedo un'insegna Emma Motorsport con sotto follow me e i social. Ehi Emma, grande, ciao! Me, grande! Ciao, bene, te? Addio, io dai, entro? Do. Vieni, vieni. Qui siamo nel quartier generale di Emma oggi, a Broni, ma la sua storia inizia nella sua prima officina. Ho conosciuto un rappresentante che mi ha detto guarda che a Melegnano vendono un'officina. Io ho detto a mio papà, siamo andati a Melegnano. Un giorno mi fa, papà, c'è un'officina a Melegnano che la vendono. Di fianco a me c'era il ricambista e il ricambista aveva anche un piano sopra di me e dietro c'era un altro cortile con un altro capannone dove c'è il carrozziere. Ha detto, Mizzega, c'è il ricambista, non ti devi spostare, c'è il carrozziere, non ti devi spostare. Mizzega sì, perché non è stata proprio una fortuna, ma lo scopriamo più avanti. Avevo aperto questa officina, ma sostanzialmente non avevo nessuno, ero da solo. I primi mesi dovevo fare le fatture e non ero capace. E allora chiama l'amico che lui vendeva registratori di cassa. Andre, vieni giù, fammi un piacere, che devo far questo, far quell'altro. Andavamo via magari nel weekend con la ragazza su un campeggio che l'ho conosciuta lì. C'era da marcare e smarcare tutte le fatture perché sennò poi non mi pagano. Parecchie non hanno pagato. Un paio di volte sono andato anche io a accompagnarla a suonare a quelli lì che dovevano pagare. Beh, è chiaro, uno a 20 anni va in campeggio con la ragazza e fa le fatture, no? È normale. Ma non è l'unica santa donna, perché all'inizio, quando la gente arrivava in officina e chiedeva del titolare, si vedeva arrivare questo ragazzino di 20 anni, troppo giovane, quindi spesso non gli affidavano la macchina. Invece lei... Arriva una signora che aveva spaccato la catena di distribuzione sul BMW, ha piegato le valvole, io tutto contento, papà è entrato un lavoro grande, oh, che figata! Mi ha portato anche la macchina del fratello, e pian pianino. Ma lui aggiusterà le auto da tutti i giorni solo per poco tempo,
perché è destinato a qualche cosa in più. Lui è destinato al motorsport. Ma prima di scoprirlo, facciamo un salto in officina, perché sto per presentarti un personaggio che cambierà per sempre il corso della vita di Ema. Nel frattempo cominciavo col ricambista a prendere un po' di confidenza sotto il portico. Ricambista. Il portico è quello dell'officina di Ema, ma per capire com'è iniziata questa storia andiamo a rivedere un attimo la disposizione dell'edificio. Nei locali a fianco, rispetto a quello di Ema, abbiamo il meccanico e il ricambista. E sopra la testa di Ema, abbiamo il magazzino del ricambista, che rimarrà in uso fino a una caldissima giornata dell'estate del 2011. Ed è proprio quello il giorno che dà il via alla nostra storia. Quello che senti è il ricambista, che ha deciso di traslocare altrove e sta caricando il suo furgone bianco con le ultime cose. O meglio, le ultime le lascia abbandonate alla rinfusa, sul pavimento. Una sedia, una scrivania rotta, guarda là, una ventina di batterie di auto che però hanno ancora tutto l'acido. Ma chi se ne fotte? Non sono mica più cavoli suoi. Lui stacca la corrente, chiude la porta e se ne va. Ma porca miseria, dimentica di fare una cosa. E quella piccola dimenticanza sarà la miccia che dopo pochi mesi, in inverno, farà saltare il futuro di Ema. Quale dimenticanza? Lo scoprirai prima che finisca questo episodio.